Salve a tutti, oggi ci troviamo all'Hotel Mosella e andremo a preparare assieme a voi un aperitivo per le nostre colleghe. Quindi andiamo a vedere cosa c'è rimasto in frigo. Allora Veronica, c'è rimasto dell'affettato coraglio fatto di merluzzo dell'Atlantico, poi una pagnottina di pane, della maionese, dei pinoli e del radicchio di pioggia. Benissimo, allora ragazzi andiamo a vedere cosa si può ricavare con tutto ciò. Ah sì, preparo il cicchetto per le miss. Quindi andiamo a prendere del pane e lo tagliamo a rondelle. Come lo preferite? Con la maionese o con la senape? Beh, facciamone un po' e un po'. Perfetto. Sì, va bene con queste monodosi. Eh sì Veronica, sono davvero praticissime. Veronica, mi passeresti anche il radicchio? Certo. Questo è il radicchio GP di Chioggia e vedi, viene chiamato la rosa di Chioggia perché assomiglia a un fiore. Perfetto, ora tagliamo le foglie in due parti. Carlotta, tu intanto prepara le fette coraia. Certo. Allora iniziamo a metterle sopra la nostra maionese, sopra la senape. Le arrotolo un po'. Carlotta, sei pronta? Sì, certo, guarda, ti ho già preparato dei rotolini da appoggiare sopra al nostro. Perfetto, cicchetto. Ma prima mettiamo un'altra porzione di maionese senape, per te va bene? Per me va bene, per te Veronica? Sì, è buonissimo. Perfetto. Carlotta, allora passami le fette coraia e le mettiamo sopra il nostro radicchio con la maionese in questo caso. Direi che i nostri cicchetti sono pronti, posso assaggiarli per prima? Sono delle nostre miss, quindi adesso li impiatto e dopo potrai assaggiarli anche tu. Questi sono i nostri cicchetti per le nostre miss. Ciao!